La legge provinciale della scuola trentina, introdotta nel 2006 dall'allora assessore Salvaterra, intendeva conferire al sistema scolastico locale una connotazione specifica. Tuttavia, a distanza di anni, si osservano alcuni aspetti di criticità che andrebbero corretti perché hanno compresso le potenzialità di reale innovazione del sistema. Questo è quanto pensa il consigliere 5 Stelle Filippo De Gasperi, che ha depositato in consiglio provinciale un disegno di legge in materia. Oggi le istituzioni scolastiche purtroppo si avvicinano molto a un ufficio della provincia, a un servizio della provincia. Noi vorremmo che tornassero ad essere un organismo, direi, più che autonomo, quasi indipendente, con proposte e capacità innovativa propria. E questo lo vogliamo portare avanti appunto con un disegno di legge abbastanza articolato che interviene sulla legge Salvaterra e facendo ordine sostanzialmente, perché tanti principi sono già presenti all'interno della legge, ma in maniera direi confusa. Punto di partenza essenziale del ragionamento di De Gasperi è il concetto di autonomia didattica, da valorizzare rispetto all'autonomia organizzativa che dovrebbe essere unicamente uno strumento. Accanto a questo, il consigliere 5 Stelle ravvisa la necessità di riconfigurare ruolo e compiti del dirigente scolastico, tutelarne l'indipendenza dal potere politico e riequilibrare le relazioni con gli altri organi della scuola. Vorremmo chiarire che l'autonomia didattica, ovvero quella che compete alla parte docente e al collegio dei docenti, è sovraordinata rispetto all'autonomia organizzativa e che l'autonomia organizzativa è uno strumento per arrivare agli obiettivi che si propone la didattica. Il secondo passaggio è quello di fare ordine all'interno delle istituzioni scolastiche fra i vari organi che le compongono, quindi vorremmo rafforzare il ruolo del consiglio dell'istituzione, peraltro perché al suo interno siedono tutte le componenti del mondo scolastico, compresi gli studenti e i genitori. Vorremmo restituire dignità al collegio docenti, che non deve rimanere un semplice momento in cui si ratificano le proposte del dirigente scolastico, e ridare al dirigente scolastico la funzione di rappresentanza di un organismo autonomo e non di cinghia di trasmissione delle decisioni del potere politico.